Ho deciso di preparare la torta di carote senza uova, senza burro. Iniziamo tritando le carote così in questo modo. Mi sono aiutata con un tritatutto, questa volta senza vini. E adesso andremo ad aggiungere 70 grammi di olio di semi. Mescoliamo l'olio insieme alle carote. Vedete, le carote stavolta sono grattugiate più grossolanamente e va bene così. Così si sentono anche quando si mangia. Adesso aggiungiamo 6 cucchiai di acqua. Mescoliamo. Ricordo che è senza uova e senza burro, eh? Leggerissima. Vegan, leggerissima. E aggiungiamo, io metto qua un mal d'occhio, io metterò 150 grammi di zucchero circa per renderlo un po' più dolce. La metterò ad occhio lo zucchero. Ok. E mescoliamo l'impasto con una forchetta perché è come se avessimo le fruste. Perché la fusta utilizza la fusta, io preferisco usare questo. Mescoliamo bene il tutto, dopodiché aggiungeremo, queste sono all'incirca 350 grammi, 300 grammi di carote, aggiungeremo circa 400-500 grammi di farina, metteremo molto più farina, questo assorbirà l'acqua delle carote, e poi il lievito, dopodiché andrà in forno. Ecco qua, mescoliamo. Fino a che la farina non si vedrà più, sarà tutto arancione. E poi aggiungeremo il lievito. Questa è la versione, ricordo, vegana. Per chi volesse può aggiungere 100 grammi di mandorle tritate. Io non ho messe, per così non sono, cioè non fa male neanche a, magari alle persone che lo mangiano, magari sono allergiche alla frutta secca. Aspettate che con una mano non fa male. Adesso si mescola tutto, deve essere così bello asciutto, così non rilascia tanta acqua e si cuoce anche prima. Questo deve andare adesso in forno. Appena mescolerò il lievito insieme all'impasto, lo mescolerò bene per almeno un minuto e mezzo, ovviamente sempre a mano. Andrò a metterlo nella teglia che è stata già infarinata e imburrata, scusate, infarinata e oleata, insomma oleata e infarinata. E andrò a cuocere a 180 per 35 minuti circa, facendo sempre la prova dello stecchino prima di uscire la torta dal forno. Poi la lascerò raffreddare e io la mangerò con, stavolta la spolverizzerò con un po' di cacao dolce per provare, insomma, per fare una variante diversa e vedere come tipo ho livellato la torta l'impasto nella teglia, ovviamente risulta molto asciutta. Stavolta ho voluto provarla appunto un po' diverso per vedere che risultato si otterrà. E adesso andrò in forno appunto per 35 minuti a 180 gradi. Scusate, ho scordato di dirvi che ho aggiunto all'impasto anche il succo di una clementina. Una clementina perché questa è una teglia per 4 persone, quindi in base agli ingredienti che avete poi aumentate la dose. La clementina ovviamente è questa, un frutto che è stato, insomma è un innesto tra un'arancia e un mandarino ed è insomma, la clementina. E niente, adesso li metto in forno. A dopo. Ed ecco qua il risultato finale. Questa è una torta di carote vegan, quasi biscottata. Volevo provare appunto a vedere come veniva. Adesso vado a spolverizzarla con del cacao amaro, stavolta dolce, perché non è quello amaro, comunque l'avevo messo dolce lo stesso. E poi taglieremo la fetta, vediamo com'è. Ecco qua, con il cacao spolverato, così tanto per spolverare qualcosa sopra. Volevo assaggiare sinceramente anche il sapore del cacao con la carota, insomma come stava, perché tutti dicono che il cacao sta bene, e ho voluto fare una prova. Questa è una ricettina insomma che mi sono creata da sola. Adesso andiamo a tagliarla. Il taglio sembra perfetta, l'ho assaggiata anche un pezzettino ed è buonissima, quindi vi consiglio di provarla. Alla prossima ricettina, un bacio.